Guardate qua, guardate. Vaiù. Che se che la pasta che tu puoi mangiare a mezzanotte, a colazione, a pranzo, a cena, a Natale, a Capodanno, a Pasqua e a Ferragosto, quando vuoi tu. Spaghetti, aglio, olio, ma la versione cremosa, l'avete mai intesa? Se l'avete sentita, allora siete bravi. Se non l'avete sentita, voglio venite a vedere e guardate come va a fare. Guardate qua, che cremosità, guardate qua, guardate. Mamma mia. Vino come vecchia da faccia recreare, guarda qua, e che cremosità. Voglio perché o spaghetti aglio olio voi potete mangiare d'estate, d'inverno, in autunno, quando voi volete, poi a mezz'ora, a colazione, a pranzo, a cena, dopo cena, a mezzanotte, quando tenete genere. E perciò è troppo bella, però la versione che andiamo a fare oggi è quella lì cremosa, va faccia recreare. Spaghetti, peperoncino che la cipria dall'angoppa, l'aglio la cipria dall'angoppa, prezzemolo e olio extravergine d'oliva. Venite con me, che la faccio arrecreare. E come sembra, fino romun e contro valore. Allora, mo, come prima cosa, andiamo a prendere l'aglio e siccome è diventato di moda, dobbiamo togliere l'anima. Io facciamo pure lunghi. All'anima, e capisci a me, è andata ad affettare sottile, sottile, sottile. Una volta affettato l'aglio, allora mettete un bel po' di olio perché aglio e olio ci vuole l'olio ad affumare l'aglio in che l'olio e ci mettete l'aglio a soffriggere insieme a del peperoncino. Voi potete anche non metterci, io ce ne metto giusto un pochino perché sennò mia moglie e mia figlia mi fanno a pollice. Quindi giusto un pochettino, forse per me può mettesse tutto quanto. E nel frattempo che l'aglio friccichea in dall'olio, che diventa bello biondo, e ci andiamo a fare una bella tritata sul prezzemolo, perché il prezzemolo deve essere sintomo di freschezza, e poi con l'aglio e l'olio e alla fine lo muoviamo. Andiamo a vedere l'aglio come sta, ancora un po', voglio ce lo facciamo rosolare piano piano piano, perché adesso arriva la sorpresa. Quando vedete che l'aglio si è imbiondito così, fate attenzione. Allora, io sposto dalla fiamma, dalla cosa induzione che lo volete voi, ci mettete prima un poco di acqua che si abbassa la temperatura, vedete piano piano si abbassa la temperatura e schizza un poco, qua dovete avere un po' di pazienza, poi dopo ci andiamo a mettere il restante dell'acqua che deve essere abbondante, voglio, perché mo quando riprende il bollore ci mettiamo un po' di sale e ci caliamo le spaghetti a inti, perciò viene cremoso. Spacimbatiello, a fra poco. Un po' più, sbrigati perché l'acqua bolle. Ti ho servito. Ora vediamo chi indovina questo film. E chi se lo può scordare, voglio i film Totò. Mettiamo giusto un poco di sale, tanto lo possiamo aggiungere dopo. E la pasta, mi raccomando, a sentimento, no? 50 grammi. 70 grammi, ma che ce ne fotte, che ce ne fotte. Calata passa a sentimento universale, pure per due persone ad essere mezzo chilo. Vai, cuociamo la pasta qui dentro. Cosa molto importante, girate sempre gli spaghetti, se no mi ha stemmato veramente tantissimo. E una cosa molto molto importante è che se si prosciuga l'acqua, mettetecene un altro poco dentro, fino a quando non raggiungete la cottura che desiderate. E mi raccomando, utilizzate sempre pinze e IAR, medici in prima linea, vi ricordo. Vieni, e viene da qui a sta crema. Guardate qua, piano piano, vedete? Mancano 2 minuti ancora, vedete? Vedete questa qua? Mo piano piano diventa ancora più cremosa. Ci mettiamo il prezzemolo. E amma fannuto, vai giù. Guarda qua, vieni qua, vieni qua. Questo naturalmente è dato dall'amido della pasta. Però guardate qua, se non mi pare crema pasticcera. Guardate qua com'è bella sta crema. Tieni. Aspettiamo un attimo 2 minuti. Wow, mamma mia, com'è la fine romana. Guarda che crema, è catamagna. Poi c'è la fabbrica, però guardate qua. Guardate qua, vedete questa crema? A me già va bene così, non la faccio stringere ancora di più. Per me va bene così perché mi piace caparoppa
ma fa pure la scarpetta con pane. Però lo portiamo a conclusione con un altro filino d'olio a crudo, però giusto un pochettino, e un po' di prutusina che ci vuole sempre, vedete, giusto un poco poco, perché questa è la parte fresca del piatto. Ok, guaiù, questa volta non l'ho impiatto neanche, però perché ci vogliamo mangiare direttamente in da padella. Però vieni a camo, vieni, vieni un minuto a cavo, frate tuo, vieni. Guarda qua, se non ti faccio arrecriare, guardate qua, guardate, spaghetti, aglio e olio cremoso. Ma sai che faccio? Mossaggio direttamente così. Ma che ce ne fotte, che ce ne fotte? Proviamo. Mamma cosa, vuol dire, non va mettere a rire. Bruciati, bruciati, ah. Tutti quanti stanno pensando, quello è un karma. Vai ma da credo, io me ne vado, perché io avrei la fine romana. Vieni con me, vieni. Mo non la metto una tavola d'India, sennò succederà la guerra. E ti vedi, aglio olio cremoso, faccio vedere la padella indi. Guarda lei che cremosità. Ciao, Ayu, alla prossima, condividete il video.